www.maurizioPaoli.it. Conta più la ricetta o l'ingrediente? La ricetta intendo in cucina, cucina e finanza. In cucina si lavora costantemente per trovare le ricette giuste che uniscano innovazione e sostenibilità, per offrire ai clienti un servizio sempre di alta qualità e per farlo è necessario avere sempre un team di collaboratori affiatato. Allo stesso tempo, per affrontare le sfide dei mercati, serve avere accanto persone di fiducia e un team, parentesi, che sappiano valorizzare con professionalità e competenza il risparmio attraverso una pianificazione strategica nel lungo termine. Nella gestione del risparmio, come in cucina, sia la ricetta che gli ingredienti sono importanti, ma la mano dell'esperto, lo chef o il consulente finanziario, è fondamentale. Per quanto riguarda la cucina, una buona ricetta può aiutare a creare un piatto delizioso, ma la scelta degli ingredienti di alta qualità e la capacità dello chef di cucinare e combinare gli ingredienti che lo rendono il piatto veramente eccellente. Inoltre, anche se la ricetta è ben scritta, le piccole sfumature, le variazioni nell'esecuzione possono fare la differenza tra un piatto mediocre e uno spettacolare. Nella gestione del risparmio, una buona strategia di investimento può fornire un quadro utile per il raggiungimento degli obiettivi finanziari, ma la selezione degli strumenti, investimento di qualità e la capacità del consulente finanziario patrimoniale di adattarsi alle sfumature del mercato e alle esigenze dell'investitore possono fare la differenza tra un portafoglio mediocre e uno ben gestito. Inoltre, anche se la strategia di investimento è ben definita, le decisioni tattiche prese dall'esperto di investimento in risposta alle fluttuazioni del mercato possono influire notevolmente sui risultati a lungo termine. In sintesi, sia in cucina che nella gestione del risparmio, sia la ricetta che la strategia sono importanti, ma le esperienze e la capacità dell'esperto sono altrettanto fondamentali per ottenere risultati eccellenti. Alla prossima!